Mercoledì 31 ottobre 2007 al FIR Arte Contemporanea di Borgo Albizzi a Firenze, inaugurazione della mostra personale dell'artista Benedetta Manfiani. La mostra si intitola Sguardi e ci viene presentata, insieme ovviamente all'artista, da Carlo Bussi, direttore artistico della galleria. No, niente, io direi prima di tutto ti ringrazio infinitamente, che quando ti chiamo vieni, sei stupendo. È un dovere. È un dovere, lo so, però a me mi fa particolarmente piacere. Comunque io vorrei passare la parola alla dottoressa Martina Traversi, che illustrerà il flash della mostra. Bene. Sì, cercherò di introdurvi brevemente la mostra. Innanzitutto Benedetta eredita la grande passione per l'arte dal nonno, Augusto Chini, della famosa famiglia Chini, e prosegue però un percorso personale. Ha studiato infatti al Saint-Gervais di Parigi l'iconografia bizantina. Si dedica poi alla produzione di oggetti in ceramica, non solo tramite la tecnica tradizionale appresa dal nonno, ma soprattutto esplorando tecniche nuove come per esempio il raku giapponese. E quello che in qualche modo emerge da questa mostra è innanzitutto la poliedricità dell'artista, il fatto di lavorare con materiali differenti come tavole in legno, dai quali emerge appunto lo studio dell'iconografia bizantina, ma anche pastelli, xilografie e olio su tela. E diciamo che comunque ciò che accomuna tutte le opere è sicuramente una linea essenziale, dei colori brillanti, ma anche una sinteticità delle forme e queste atmosfere un po' misteriose e rarefatte, popolate da personaggi che sembrano quasi voler raccontare una storia. Benedetta Manfiani fa oggi il suo esordio nei nostri incontri con l'arte, quindi doverosamente dobbiamo aggiungere qualche nota biografica anche a quelle già proposte dalla signorina Traversi nella sua presentazione. Benedetta vive e lavora a Vicchio del Mugello, terra natale di Giotto e Beata Angelico e terra d'adozione anche di Benvenuto Cellini. A Firenze riceve una formazione classica e umanistica, ma la passione per l'arte e per la tecnica ceramica le è stata trasmessa dal nonno, il celebre scultore e ceramista Augusto Chini, cugino di Galileo Chini. Quindi una tradizione familiare importante che tu hai rispettato con questa scelta artistica, però anche un fardello importante da portare sulle spalle, perché i confronti purtroppo sono inevitabili. Ecco, come hai vissuto questa tradizione familiare? Non è stato semplice partire con le mie ali, perché comunque è sempre stato affibbiato un cliché, il liberty, un certo stile, le ceramiche. Sono partita anche come ceramista, però poi il periodo ceramica è finito, almeno nelle ceramiche d'uso e da decorazione, perché ora uso l'argilla ma per le sculture. E contemporaneamente ho coltivato questa passione folgorante per l'iconografia bizantina, e studiando a Parigi e a Bergamo, e poi con la mia grande maestra Margherita Pavesi, che ha fatto uscire anche la mia visione personale dell'icona, anche se queste non sono in realtà vere icone, però si basano su quello studio e diventa un'altra cosa, perché quello che a me parla molto è il legno, il materiale grezzo. Già lì c'è già tutto, basta ascoltare quello che dice il linguaggio della natura, è già molto forte. Questa mostra è molto ricca, in una sala per esempio attigua a quella dove ci troviamo in questo momento tu hai portato delle tele, una espressione artistica molto personale, questi quadri abbastanza materici, soffusi, con queste figure isolate dal resto del mondo. Sono il titolo della mostra è Sguardi, perché io ho raccolto sempre gli sguardi delle persone, gli sguardi che io ho posto sulle persone, gli sguardi che ho incontrato, e quelli son tutti incontri che ho fatto nella mia vita, sono persone che ho incontrato nei viaggi e sono estraniate dalla realtà in un certo modo, sono in un ambiente luminoso, sono un po' nella luce. E proprio perché mi interessa che abbia rilievo solo la persona e soprattutto lo sguardo.
Qui tu hai portato una produzione variegata, abbiamo detto ci sono oli su tela, ci sono icone, anche se ci hai spiegato che non sono vere e proprie icone, e poi vuoi presentare anche gli altri lavori ai nostri telespettatori? Sì, gli altri pezzi sono xilografie, si tratta di stampe. La xilografia è la prima forma di stampa inventata dai cinesi, sono pezzi di legno duro, di frutto, scavato a mano, da cui esce fuori poi un disegno e poi viene inchiostrato e stampato. E questi disegni sono stati ispirati soprattutto dalla lettura di due testi fondamentali per me, che sono Le lettere e il diario di Etty Hillesum, che è un'ebrea olandese morta ad Auschwitz nel 1943, e questi libri mi hanno così profondamente emozionato, ma emozionato è superficiale, coinvolto e anche guidato, che da questo è scaturito molto più di quello che ho portato. Questa mostra lo spettatore desume che tu sei innamorata in maniera paritaria di queste tecniche di espressione. Ancora non hai deciso qual è quella che abbraccerai per sempre. No, ce ne sono altre, perché modello, quindi la scultura è comunque un'altra cosa che mi interessa. Per ora non hai una forma di espressione prediletta, quella con la quale pensi di esprimerti meglio, in maniera magari più alta rispetto alle altre? No, penso finché vanno parallele va bene, poi vedremo. Tu hai voluto regalare una sorpresa ai visitatori della mostra, ti sei esibita come cantante, ora noi abbiamo registrato la tua esibizione, manderemo in onda un frammento, ma vorremmo che fossi tu stessa a presentarla ai nostri telespettatori. Sono due brani di musica klezmer, che è la musica degli ebrei dell'est, che è un'altra mia grande passione, e che ho in lingua ebraica o in lingua yiddish. E mi ha accompagnato Sandro Bertieri, un bravissimo chitarrista. Tutto qui. E allora linea alla regia per una sintesi dell'esibizione di Benedetta Manfiani. Dance.
Concludiamo il servizio dal FIR Arte Contemporanea di Firenze, servizio realizzato mercoledì 31 ottobre 2007 in occasione della inaugurazione della mostra personale di Benedetta Manfriani dal titolo Sguardi. La mostra si concluderà il 15 novembre, sarà visitabile tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 16 alle 19.30. Prima di chiudere il servizio, Carlo Bussi ci presenta il protagonista di una delle prossime mostre che si terrà non in questa sede ma nell'altra sede della Galleria in Via dell'Acqua. Sì, il 10 novembre si inaugura la mostra del maestro Vergili, che è qui con me e che è un ottomano nato a Istanbul, vissuto... Sono turco. Bene, va bene così. A te piace più ottomano? A me mi piace ottomano, mi va bene insomma. Il prossimo nostro artista sarà in Via dell'Acqua, come dicevo. Allora invitiamo fin da ora i telespettatori, il giorno 10 a che ora? Alle 18, vero? 18? Dillo te, 18. 18? Alle 18, benissimo, tutti invitati al FIR, però nel frattempo ricordiamo ai nostri telespettatori di non perdere l'occasione di venire a visitare la mostra personale di Benedetta Manfriani dal titolo Sguardi fino al 15 novembre.